oggi per la nostra seconda parte della danza gitana. Come vi avevo già anticipato, oggi aggiungeremo il movimento delle braccia ai passi che abbiamo già visto la settimana scorsa. Perché li ho voluti separare? Perché in realtà avrebbe potuto portare un pochino in confusione, insomma, questo fatto di fare le gambe e le braccia insieme. Allora, come sempre, io ve lo faccio vedere prima di spalle, però questa volta ve lo farò vedere anche frontalmente, perché in questa maniera si capiranno un po' meglio i movimenti delle braccia, ok? Allora, già ve li faccio vedere frontalmente, giusto separatamente i movimenti delle braccia. Praticamente, vedete, nei primi passi le braccia inizialmente faranno questo movimento, una piccola apertura da una parte e una piccola apertura dall'altra. Dopodiché tutti gli altri movimenti, oltre al battito delle mani, non saranno altro che spostamenti proprio delle braccia in maniera alternata, in alto e in basso. Si scambieranno proprio la posizione fra destra e sinistra a seconda del piede che si muove. Va bene? Quindi a questo punto ve lo faccio vedere, mi raccomando, ci saranno giusto quei cambi di cui vi ho parlato. Quindi ora vado sempre di spalle, quindi avremo l'apertura, 1, 2, battito di mani, 1, 2, battito di mani, 1, 2, battito di mani, 1, 2, battito di mani. A questo punto la gamba destra va avanti, il braccio l'accompagna qui sotto e l'altro si alza, 1, 2. Quando andiamo a fare i tre passetti per andare dall'altra parte si scambiano anche le braccia, tanto. Tan, e mi trovo al contrario, 1, 2, e poi inizia la piroetta. Vi ricordate, rimaniamo sempre con le braccia in questa posizione, 3, 4, 5, 6, 7, stop. A questo punto, ricordiamo, andavamo verso destra, si scambiano le braccia, quindi da questo momento in poi la gamba che inizia il quarto di giro vedrà il braccio alzato, quindi 1, 2, pam pam pam, poi vado a sinistra perché mi giro sulla gamba sinistra, si alzerà il braccio sinistro, 2, tan tan tan, poi vado verso destra e quindi giro sulla spalla destra e si alzerà il braccio destro, 1, 2, tan tan tan, poi quarto di giro sulla spalla sinistra, si alzerà il braccio sinistro, 1, 2, tan tan tan, poi facevamo un'altra serie in linea, quindi si alzerà, se dove vado a destra, il braccio destro. 1, 2, tan, tan, tan. A questo punto ricomincia tutto da capo. Allora, rifacciamo. Lentamente. 1, 2, batte. 1, 2. Ancora. 1, 2. 1, 2. La sinistra avanti, la accompagna il braccio e la destra si alza. 1, 2, mentre andiamo dall'altra parte si scambiano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, stop. Lo stop corrisponde alle nostre ore 3. Stop, andiamo verso destra, si alza, da questo momento in poi la gamba che inizia muove il braccio in alto. Destra, sinistra, destra, sinistra, andiamo in linea, destra, si rialza il braccio destro, 2, vi rifaccio una volta la serie frontalmente, sperando di non confonderci, perché mi confondo da una parte all'altra. Allora, quindi 1, 2, ma non seguitemi quando lo faccio frontalmente, perché sennò ci confondiamo. È giusto per farvi vedere meglio i movimenti delle braccia anche dall'altra parte. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, si scambiano, 1, 2, piroetta, 1, 2, 3, 4, stop. Quindi come vedete adesso sono al contrario, mentre il vostro rinnovo. Destra, 1, 2, tan, 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 sinistra, 1, 2, tan.
diciamo, pan destra, 2, pan, 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 sinistra, 1, pan, 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 in linea, 2, pan, pan, pan. E a questo punto ricomincia. Va bene? Proviamo con la musica? Sì! Vi abbia fatto piacere anche questa settimana. Ci vediamo alla prossima.